Ma soprattutto sarà un uomo professore. Castello le case che ci saranno in fila sul ciglio tortuoso del monte, a godersi il sole e la veduta del lago in profondo, tutte bianche e ridenti verso l'aperto, tutte scure verso quell'altra disgraziata fila di case, che si attrista dietro a loro, somigliano a certi fortunati del mondo che di fronte alla miseria è troppo vicina. Prendono un sussiego ostile, si stringono l'un l'altro, si aiutano a tenerla indietro. Fra queste gaudenti casalinghe è una delle più scure di fronte alla povera rana delle case villane, una delle più chiare di fronte al sole. Dalla porta di strada un alito stretto e lungo mette ad una loggetta aperta da cui si cala per pochi scalini su una piccola terrazza bianca che fra il salotto e il di ricevimento è un'alta muraglia senza finestra, si affaccia all'orlo del monte, spia giù i burroni onde esce il sole, spia il lago fino ai golfi verdi dei birosni e del doi. Fino alle distese serene di là, da Caprino e da Gandri. Signor Righi, nato a Milano da padre francese, scusate, è professore di lingua francese nel collegio di Madame Berra, perduto il posto, perduto gran parte delle lezioni private per la fama cresciuta lì. Attorno d'uomo irreligioso, aveva comperato la casetta nel 1825 per ridurvisi da Milano a vivere in quiete e con poca spesa. Aveva sposato la sorella dell'ingegnere Ribera ed era morta nel 1844 lasciando a sua moglie una figliola di 15 anni e poche migliaia di svanziche oltre la casa. Appena l'ingegnere ebbe bussato alla porta, non tanto piano, sentì un correre leggero nell'andito. Fu aperto e una voce non sottile, non argentina, ma inesprimibilmente armoniosa, sussurrò: "Che strepito, zio! Oh, bello!" Fece patriarcalmente l'ingegnere. "O da picchiare col naso!" La nipote gli tirò la bocca con una mano, lo tirò dentro con l'altra. Fece un saluto grazioso al signor Giacomo e chiuse la porta, tutto ciò in un attimo, mentre lo stesso signor Giacomo andava soffiando. Padrona mia, riveritissima. Scusate, mi consolo propriamente. Grazie, grazie, fece Luisa. Passi, la prego, devo dire una parola allo zio. Lo metto passò con il suo cappellone in mano e la giovane abbracciò teneramente il suo vecchio zio, lo baciò, riposò il viso sul petto, tenendone le braccia al collo. "Ciao, Nea", fece l'ingegnere, quasi resistendo a quelle carezze perché vi sentiva una gratitudine di cui non avrebbe sopportato le parole. "Sì, là, basta. Come va la mamma?" Luisa non rispose che con una nuova stretta delle sue braccia. Lo zio era più che un padre per lei. Era la provvidenza dalla casa, benché non la sua gran bontà, semplice seppur neppur sognasse, scusate, di avere il mennomo merito. Verso sua sorella e sua nipote, che avrebbero mai fatto senza di lui, povere donne, con quelle magre 12 o 15 migliaia di svanze che ha lasciato da Righi. E li godeva come ingegnere delle pubbliche costruzioni, di un buono stipendio, viveva parcamente, a Como, con una vecchia governante, e i suoi risparmi passavano a Casalinghe. Aveva sulle prime appartamente e solennemente disapprovata l'inclinazione di Luisa per Franco. Parendogli quello un matrimonio troppo disuguale, ma poiché i giovani erano stati fermi e
E se Sara l'aveva consentito, e ritenendosi la sua opinione per sé, si era messa ad aiutare tutto che poteva. La mamma ripeteva: stava benissimo stasera, per la consolazione, ma ora è agitata perché mezz'ora fa è venuto Franco e ha raccontato che c'è stata una mezzascena con la nonna. Oh, povera mamma, dice l'ingegnere, che quando udiva di qualche sproposito altrui soleva commiserarne. Con questa esclamazione, se stessa, la zia Franco ha ragione. Luisa pronunciò queste parole con fierezza subitanea. Ma sì, esclamò, perché lo zio aveva messo un lungo dubitativo. Accento ragione, ma soggiunse piano. Dice di essere partito di casa in modo che la nonna verrà molto probabilmente a scoprire tutto. Grazie.